Ciao, diventa padrona di due semplici parole, sì e no, e la tua vita si trasformerà allontanando l'ansia. E oggi ti voglio guidare a spezzare proprio parti d'ansia che sono dentro di te per tornare ad essere te stessa e anche felice con la tua famiglia. E quindi la domanda che però ti devo fare è questa: fai troppi compromessi nella vita? Vorresti mandare tutti quanti a quel paese, o quasi tutti, ma invece timidamente sorridi e annuisci? Ecco qua, questo è uno dei motivi per cui potresti soffrire d'ansia. Diciamo che da piccoli ci hanno sempre insegnato che è giusto e doveroso fare compromessi, no? E che è maleducato rispondere subito così di getto, no? E ci hanno anche inculcato che dobbiamo imparare a sopportare, appunto, no? Ma così facendo purtroppo eliminiamo cosa? Una parte di noi importante, che io chiamo anima, per farci carico di che cosa? Di una parte dell'altro, delle altre persone o del mondo, andando quindi contro noi stessi, contro te stessa. E questo non fa altro che quindi eliminare, reprimere comunque, soprattutto reprimere una fetta profonda del tuo essere. E come dico io, questa cosa poi ferisce l'anima, ok? Però mi raccomando, quando dico ferire l'anima è un modo figurato di esprimermi. L'anima non viene mai ferita, per farti capire il concetto che così facendo andiamo a ferire quelle parti profonde, di noi. E quindi poi è normale, sai, è normale che l'ansia salga dove c'è una personalità, un'identità fragile e insicura, perché è dovuta appunto al compromesso, cioè io non sono così, però dico sì, dico no quando non devo dirlo e quindi la mia personalità poi si adegua a questo. Cosa fare quindi? Ok, guarda, seguimi ancora un attimo e ti do due spiegazioni, poi faremo un esercizio potentissimo che ti porterai a casa e ti aiuterà tantissimo. Ok, quindi ti posso raccontare che per la mia esperienza personale, questa cosa cambierà tantissimo la tua vita. Quindi inizia a dire no quando devi dire no e dire sì quando devi dire sì. E se domani, cioè il sì diventa no, oggi hai detto sì, ma domani diventa no, è perfetto così, perché la vita, che tu te ne accorga o no, ci cambia dentro, cambia. Quindi prendi un bel respiro, una manciata di coraggio e smettila di fare compromessi e inizia a dire un bel no o un bel sì, magari allenandoti davanti allo specchio. Quindi fai questo esercizio insieme a me. Pensa ad una situazione che ti dà fastidio e quindi ti metti davanti allo specchio guardandoti negli occhi e a questa situazione dici no. Vabbè, io esagero un po', dici no comunque. E poi ascolta. Ascolta cosa ti succede dentro. Ti fa male la pancia? Ok? Senti tensione? La mente è partita con mille pensieri e tu inizi a sudare? Ok, ora semplicemente metti le mani dove senti il fastidio nel corpo e ripeti a questa emozione che hai sentito, grazie, ti amo, fino a sentire uno stato di leggerezza. Allora io penso quella cosa, dico no, oh, mi viene la tachicardia, metto le mani qua. E dico grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo, finché proprio senti che si è sciolta. Ok? Quindi questo potente, io lo chiamo potente perché è vero, esercizio specchio e emozione, ti darà forza e fiducia col tempo di dire no o dire di sì, ogni volta che è giusto per te che tu lo dica. E tra l'altro questo metodo di lavoro io lo applico tutti i giorni con i miei clienti nel percorso che ho creato, Libera l'anima e vola con lei, dove guido appunto le persone ad uscire dalla gabbia dell'ansia. Quindi, per concludere questo video, ti voglio ricordare: diventa padrona di due semplici parole, ok? Il sì e il no, e la tua vita, ti posso garantire, inizierà a trasformarti. Cos'altro dirti? Applica, prova, fai. E brindo già fin da ora alla tua ritrovata verità. Un abbraccio sincero a te.